siamo qui in compagnia con Alessandro Pondi e Monica Vallerini, regista e attrice di School of Mafia, il film che è nelle sale adesso in questo periodo, uscito il 24 giugno. Benvenuti e grazie per essere qui con noi. Ciao, ciao a tutti. Aspetta che cerco un po' di luce migliore perché non si vede nulla. Ok? No, ma ti si vede. Allora, volevo chiedere com'è nata l'idea del film e com'è lavorare insieme, dato che voi siete, penso si possa dire, siete fidanzati, quindi volevo sapere Ma com'era non lo so. lavorare insieme. Volevo sapere Devo da ancora voi deciderlo. com'era lavorare insieme sul set, in particolare di questo film School of Mafia che è uscito da poco. Allora, l'idea nasce un po' di anni fa, assieme ai miei co-sceneggiatori, da un articolo del giornale abbiamo letto che i mafiosi americani mandavano d'estate nel Trapanese i propri figli a fare un ripasso sulla mafia, proprio perché negli Stati Uniti non era ben chiaro il concetto di omertà e alcune regole del codice d'onore. Quindi questa cosa mi ha fatto un po', diciamo che la finzione, la realtà supera sempre la finzione. Quindi era il perfetto soggetto cinematografico e da qui è nata l'idea del film. Il film, prima di arrivare a dire il rapporto con Monica sul set, volevo ricordare che il film è in sala dal 24 giugno, tra gli attori ci sono tre splendidi ragazzi, attori emergenti che sono Giuseppe Maggio, Guglielmo Poggi e Michele Ragno, una bravissima Giulia Petrungaro e poi abbiamo Paolo Calabresi, Emilio Solfrizzi, Fabrizio Ferracane, Maurizio Lombardi, Paola Minazzoni, Nino Frassica, Gianfranco Gallo, Giulio Corso e Monica Vallerini. Una sfilata superstar, ok? Vado a rispondere Poi, subito e poi ti lascio la palla, Monica, ma nel dire che lavorare con Monica è sempre un piacere. Per quanto siamo Raimondo Vianello e Sandra Mondaini a casa, invece sul set diciamo che Monica è molto professionale, collaborativa, ama molto perché a casa no. e quindi è un'attrice che sa accettare i consigli e si dà completamente, si impegna, ci mette il cuore e si vede in tutto quello che fa. Perché voi avete lavorato insieme, oltre che in questo film di adesso, School of Mafia, anche in tutta un'altra vita. È stata la prima volta che avete lavorato insieme in tutta un'altra vita, giusto? Era terrorizzata perché diceva adesso, siccome noi diciamo siamo fidanzate da tanti anni, io sono già molto esigente con gli attori normali, figuriamoci con Con Monica. me. Quindi pretendo buona la prima, massimo la seconda. E quindi lei era tutta terrorizzata, invece è andata molto bene, è andata molto bene, ci siamo anche divertiti tanto. Anche Bene, perché so. vi devo dire che quando, ti dico la mia esperienza, quando sei poi la fidanzata del regista, logicamente hai anche tutti gli occhi puntati su di te, perché comunque devi dimostrare che sei lì per i tuoi meriti, non per i legami affettivi, giustamente. E quindi hai una doppia, no, responsabilità, una doppia o tripla o quadrupla tensione, perché devi stare, poi devi far vedere che sei lì appunto perché sei brava e perdi il ruolo. In più c'hai il tuo compagno che con me non mi fa un minimo sconto, anzi, come diceva, è molto più esigente che con gli altri attori, lo so. E poi questo mio ruolo è questa appunto Monica Costello, che è una anchorwoman della CNN. Io parlo, il mio ruolo è tutto in inglese, Ti tutto chiami in inglese. Monica? Ti chiami Monica anche nel film? Monica Costello, Monica Bene. Costello. Ok, allora, ci dici tu come hai iniziato la carriera, Alessandro? Sì. Rispondo comunque Allora. a Claudietta Rock perché leggo nel frattempo anche che non è in inglese il film. Ci sono io che parlo in inglese, ci sono i sottotitoli, poi anche quando gli altri boss che sono i padri a volte hanno hanno comunque delle frasi in inglese, questi vengono anche sottotitolate. Quindi il TG Man è in italiano, Claudietta chiedeva, e il film è in italiano, il Ok. trailer è in italiano. Giusto Ok. per... Come ho cominciato? Esatto, no, Ok? anche Alessandro, se lo puoi dire tu che non si sentiva prima. Hai Lo iniziato so, ma è una cosa Alessandro strana. come sceneggiatore hai iniziato Alessandro, giusto facendo la sceneggiatura di tante anche fiction come per esempio anche il commissario Manara. Sì, l'ha proprio ideato il commissario Manara, oltretutto. Cioè, se l'ha inventato lui, l'ha ideato.
Fantastico. E invece quindi hai iniziato come sceneggiatore, adesso sta esordendo come regista, è esordito nel film. Ha esordito con Chi m'ha visto, con Favino e Con chi va? Fiorello, con poi L'impacciatore, dove c'erano poi vari camei di vari cantanti, quindi ha esordito con Chi m'ha visto. Dopo è passato il secondo film con Tutta un'altra vita, con Enrico Brignano e poi con Paola Minaccioni, con Maurizio Lombardi, tanti altri attori che poi hanno lavorato, Paolo Sassanelli, Giannini, insomma. Ce ne sono tanti di attori, e poi adesso è passato a School of Mafia, invece con tutto il cast nutritissimo che ha detto inizialmente, tantissimi attori, è un film corale. E cambia genere, sempre la commedia, ma cambiando genere. Questo è come ha fatto lui. Lui ha esordito appunto comunque come sceneggiatore. Adesso poi ha deciso che i suoi film, giustamente, vedendoli poi cambiati, poi lui scrive anche, va anche bene, perché comunque gli vengono commissionati i lavori, li scrive. Poi quelli che ama, cioè che si sente proprio nelle sue corde, che lui li fa, vuole dirigerli lui, perché così non vede cambiato nulla e lo fa soprattutto come l'ha pensato lui. Ok, sì, quello che dicevo anche prima. Ok. E invece tu, Monica, come hai iniziato? Ovviamente ti conosciamo tutti benissimo per il tuo ruolo in Un medico in famiglia di Famiglia Gloria, Gloria. però hai fatto tante altre cose nella tua Sì. carriera. Come ho cominciato? Ora ti dico, ciao Nali, comunque, perché prima mi saluta, vedo un sacco di cuoricini, bacio Sì. grande e un bacio a tutti. E come ho cominciato? Io ho cominciato praticamente, avevo fatto una scuola di recitazione al Teatro Verdi di Padova, e dopodiché non sono subito andata a Roma, ho aspettato un pochino perché insomma dovevo ben capire come muovermi, perché insomma sono un po', come dicevo, sono una sognatrice, ma poi ho i piedi per terra, quindi devo capire, vedere. Insomma, decido di andare a Roma per una serie di coincidenze fortuite, mi portano a Roma, presento le mie foto, avevo le mie foto, il mio curriculum, ma in realtà avevo fatto solo la scuola, non avevo fatto ancora nulla, e ti chiedono sempre qualcosa, cosa hai fatto, cosa non hai fatto? Beh, se non mi fate cominciare, se nessuno ci fa cominciare, quando mai noi possiamo esprimerci? Una cosa che lancio a favore di Alessandro è quello che quando lui vede un provino e provina e gli piace l'attore o l'attrice, e anche se magari come in questo film ci sono degli attori come ad esempio Michele Ragno che è bravissimo, che fa il ruolo di Tony Masseria, lui praticamente non aveva fatto quasi nulla sullo schermo, anzi come film non aveva fatto proprio niente, aveva fatto piccole teatro sì, ma poi piccole cose. L'ha voluto, gli è piaciuto, l'ha voluto e ha fortemente voluto lui, e insomma, il ruolo è andato a lui. Quindi, quando noi troviamo dei registi che credono in noi, è la cosa più bella, soprattutto anche se hai fatto ben poco, perché da qualche parte devi cominciare. Io vado alla Lux Vide con il mio zainetto in spalla, cosa che insomma adesso si fa un po' meno, perché adesso ci sono tutte le casting, devi passare attraverso loro, attraverso. Non voglio nulla togliere il ruolo delle casting, però c'erano gli autoregista che stavano sempre a fianco del regista, incontro Raffaele Verzillo, che poi è stato uno dei registi di Un medico in famiglia. Lo incontro e mi dice: guarda, secondo me tu potresti essere andata per questo ruolo, ed era la prima serie. Enrico Ilduini era il regista. Enrico, mi devi venire a Civitavecchia. Vado a Civitavecchia, faccio il provino e prendo il ruolo di Maria Pascetti, che era una delle protagoniste di puntata, della prima, di una puntata della prima serie di Don Matteo. E poi da lì sono cominciato a fare altre cose. Però così ho cominciato. Anche Provaci ancora, prof, Tutti i passi per amore, Il maresciallo Sì, Rocca, Passo a sì. due, Giorni da Leone, tantissime Sì, mi sono fiction. divertita. Sì, là mi sono E proprio divertita. seguitemi, raccomando, Monica Vallerini, aggiungetela anche su Facebook, lei risponde sempre, noi siamo amiche da tanti anni, io ti ringrazio Tanti. tantissimo. E Ti sì, ho portato sul set, Lilli. esatto, e grazie a Monica, e solo grazie a Monica che sono potuta andare sul set di Un medico in famiglia, quindi ti ringrazio qua pubblicamente. Io ricordo a tutti che Radio Web in Volo trasmette dalla Repubblica di San Marino e che siamo su YouTube, Facebook, Instagram, Twitch e Telegram. Il nostro numero di WhatsApp è 331-222-0590. Il nostro gruppo di Facebook, noi sintonizzati su Radio Web in Volo, abbiamo tantissimi format oltre a questo, cucina, libri, YouTuber, cultura, quindi se volete contattateci. E volevo sapere... E Monica, se avevate altri progetti futuri assieme, oltre a questo con Alessandro?
Allora, con la mia Sandrina, perché lei è Sandra, lui è Sandra, io sono Raimondo, Sandra Raimondo Bella. Allora, io al momento io ho un mio progetto che è di divulgazione medico-scientifica, che l'ho pensato io e l'ho ideato, adesso lo sto per realizzare, quindi insomma poi ve ne parlerò più avanti, così magari lo presentiamo. E Alessandro sta lavorando su altri progetti, e in questi altri progetti spero di essere, non lo dico per certo, ma di essere inclusa anche io. Nel momento, al frattempo, comunque abbiamo School of Mafia, che insomma andiamo a vederle al cinema, perché il cinema ce lo fa godere in un altro modo. Poi ci sono le piattaforme, questo capisco, dopo lo puoi vedere per una seconda volta. Ma andare al cinema, vederci, vederci faccioni e tutto, sul grande schermo, Dolby Surround, e quant'altro, ti immergi comunque in un altro mondo e ne vale la pena. Poi c'è pure l'aria condizionata, siamo sicuri, tranquilli. Esatto. Dove si può vedere in tutte le sale italiane, giusto? Siamo in più di 200 sale, ad esempio, come dicevo, c'è anche a Rimini, c'è dappertutto, c'è a Roma, c'è a Milano, c'è a Torino, ma c'è anche nei piccoli centri, c'è anche a Bassano del Grappa, dove sono io, quindi... Basta che cerchiate School of Mafia, mettete il nome della vostra città e vi viene se è lì o nei dintorni. Andate a vederlo, vi divertirete. Black Comedy, School of Mafia. Volevo anche chiederti che cosa consiglia chi oggi vorrebbe intraprendere la carriera di, nel tuo caso, attrice? Allora, le mie facce, lo sai che faccio un sacco di facce. Allora, sì. La prima cosa... studiare è importante in qualsiasi campo, studiare e dopo armarsi di grande pazienza, di grande costanza e andare a rompere le scatole un po' qua e là, perché comunque è un lavoro di grande dedizione. Come dicevo, quando ho cominciato io era un pochino più facile perché avevamo meno filtri, e invece adesso ci sono più, è meno facile, però per i giovani, diciamo, che fanno un sacco di serie giovanilistiche, quindi ci sono più chance, e tanta forza, tanta passione, energia, molta. E allora, invece, tu dicevi che avevi personalmente tu un progetto che riguarda un docufilm. Poi ci farai sapere quando uscirà, dove uscirà, e se vuoi possiamo presentarlo qui. Certo. E connessione permettendo. Faremo del nostro meglio! Io, guarda, ti ringrazio tantissimo, ringrazio anche Alessandro che purtroppo è caduto, comunque insomma all'inizio l'introduzione comunque l'ha fatta. Ti ringrazio tantissimo, andate a vedere School of Mafia in tutte le sale con Monica Vallerini, Emilio Sofrizzi, Paola Minaccioni, Nino Frassica, e vuoi ripetere anche altri attori? Sì, Paolo Calabresi, Gianfranco Gallo, abbiamo detto Ferracane che ha fatto anche Il Traditore, un grandissimo attore, poi abbiamo i ragazzi, abbiamo Guglielmo Poggi, abbiamo Giuseppe Maggio, che l'avrete visto in Baby su Netflix, Guglielmo Poggi anche lui in tante altre cose, e Michele Ragno. Poi adesso ci stava seguendo anche Mino Donadei, che è un, insomma, dove ci hanno fatto La Famiglia dei Pane Bianco, perché è un mafia western, c'ha questi richiami, quindi ci sono anche loro. Giulia Petrungaro, che è una delle protagoniste. Ok, se sapete, se volete, se avete in programma magari di venirlo a presentare magari anche qui in Emilia Romagna? In Emilia Romagna adesso ancora non lo so, so che andranno adesso a Perugia, andranno giù a Chieti, poi andranno a Torino sicuramente, a Polignano a Mare, e poi a Roma, perché poi siccome il cast è vario, si dividono in varie città. Perché sono tanti, voglio dire, il cast è... E poi c'è, ad esempio, Giuseppe Maggio che sta girando un film adesso, anche Guglielmo Poggi, e altri stanno girando anche Solfrizzi, che abbiamo nominato prima. Quindi man mano ognuno nelle proprie città o nelle città limitrofe li presenta. E potrei sbagliarmi, ma credo che in School of Mafia ci sia anche Monica Vallerini, però... Ok. Sì, è Paolo, il mio amico collega qui, responsabile della radio, che ti saluta. Ciao Paoletto!
Sì, se capitate qua a San Marino potete venirci a trovare in studio e magari facciamo un'intervista in presenza, io sarei molto contenta. Innanzitutto... Volentieri. Bene, prego, si deve far fare esperienza a chi comincia in qualsiasi settore, sono d'accordissimo, perché sì. Se non ce la danno la possibilità, come dicevo anche prima, come in qualsiasi settore si deve studiare o applicarsi, anche chi ha talento comunque deve, come dicevo, anche studiare, e poi ci devono dare la possibilità sì, di fare esperienza, quella è fondamentale. Ecco, allora io ringrazio tutti, ti ringrazio davvero Monica per la disponibilità e ringrazio a tutti quelli che ci hanno seguito in tantissimi, mi raccomando seguite Radio Web in Volo, potete contattarci se volete raccontare qualcosa, noi siamo a disposizione e questa live poi verrà caricata successivamente anche su Facebook e YouTube e la salviamo qui sul GTV, quindi potrete vederla quando volete. E Monica, vedi che quando... mi sistemo un po' i capelli. Ecco, quando vorrai ci risentiamo per i tuoi progetti e anche con Alessandro, salutalo tanto. Volentierissimo e spero di vedervi dal vivo. Facci sapere se venite in vacanza qui nei dintorni o presentare il film e ti ringraziamo. Vedremo. Grazie mille per averci seguito tutti e buon proseguimento su Radio Web in Volo. Ciao a tutti. C'è anche Chris Ciampoli, meraviglioso musicista del film. Ah, ok, ciao a tutti. Grazie, magari intervistiamo anche lui in una puntata. Bravissimo, di... guarda. Sì. Ecco. Ha fatto una versione di Ciao ragazzi, ciao di Celentano con sua moglie Chiara che canta strepitosa. Ah, fantastico. Tra l'altro abbiamo parlato ampiamente di Celentano, quindi potremmo in altri, perché abbiamo un format che si chiama Filmitici, dove abbiamo parlato di un film di Adriano Celentano. E... Joan lui, non so se è presente. Quindi, sì, Joan. Quindi potremmo, magari mi dai il contatto, ci sentiamo e lo intervistiamo. Certo. Volentieri. Grazie mille Monica, grazie ancora per la disponibilità. Un abbraccio a tutti! Ciao!